quando il Foxy è venuto da me come presidente di municipio a dirmi che gli sarebbe piaciuto organizzare una tavolata senza muri, abbiamo non solo accolto la sfida ma rilanciato dicendo la facciamo in via della conciliazione. È bellissimo vedere le locandine che girano in cui ci sono più di 20 lingue con l'hashtag tavolata senza muri. Siamo qui per testimoniare insieme ai nostri ragazzi e ai nostri volontari che una Roma senza muri è possibile, una Roma di accoglienza, una Roma di integrazione. Sono quanto mai lieto di questa iniziativa, anche come assistente della Foxy. Una bella testimonianza di solidarietà, dell'animo del popolo italiano attraverso varie forme di collaborazione, ma di accoglienza, di potersi sedere alla stessa mensa, di poter guardare avanti con fiducia nella collaborazione. La diversità non è ostacolo alla coesione, ma è ricchezza. Mi trovi bene, ci siamo tutti a tavola, diversi colori, diversi religioni, diverso paese, mi trovi bene e grazie a questi che hanno organizzato, grazie a Dio che siamo di felicità. Siete tantissimi, noi dobbiamo dire prima di tutto grazie ai 200 volontari, ragazzi, ragazze, grazie! Stiamo distribuendo pasta, poi pane e frutta. Trovo questa iniziativa molto bella, di valori alti, è un esempio. Di fronte ad una cultura che vede l'innalzamento di muri, vedi il caso di Lodi per esempio, nei confronti dei nostri bambini stranieri, noi ci siamo sentiti di dire andiamo in via della conciliazione, scenario unico nel mondo, a dire che noi siamo per un'altra idea.